Gloria a Dio, ci ritroviamo di nuovo a meditare la meravigliosa parola di Dio ed è qualcosa che vogliamo fare con gioia, facciamo con gioia perché traiamo grande beneficio dalla scrittura, da questa parola che Dio ha voluto far giungere a noi, questo sacro libro che ci rivela Dio nella sua persona, ci rivela anche la nostra natura e sempre di più ci fa conoscere il progetto e il piano di grazia del nostro amato Signore. Noi siamo ben felici di seguire Cristo, di aver conosciuto il suo amore e di aver realizzato anche la sua salvezza. Naturalmente il motivo per cui continuiamo ad annunciare la parola di Dio, a parlare della grazia di Dio, a testimoniare dell'Evangelo che salva è proprio perché abbiamo trovato un tesoro che non vogliamo tenere per noi, ma vogliamo condividere ancora con altri che hanno bisogno di urgente salvezza, che hanno bisogno di un tocco dal cielo. E certamente il Signore è ben disposto a dare questo tocco, ad esprimere la sua grazia, è ben disposto a stendere la sua mano per farti e farci del bene. Stiamo considerando questo straordinario salmo, che è il Salmo 119, un salmo che contiene tanti e tanti insegnamenti. Meditando questo salmo, questa scrittura, che tra l'altro è il salmo più lungo della Bibbia, il capitolo più lungo della Bibbia, troviamo tanti insegnamenti. Diciamo che meditando questa parola si rischia di perdersi, tra virgolette naturalmente, in questa parola, nel senso che non se ne uscirebbe mai più fuori, perché contiene tanti insegnamenti, ma così tanti insegnamenti che sono sicuramente meritevoli di approfondimento. Noi ci stiamo dedicando diverse settimane nella meditazione, ma naturalmente si tratta di una meditazione molto superficiale, perché approfondendo ancora staremmo forse anni a considerare quanto in questo salmo si esprime. Oggi desidero parlarvi di luce, dell'illuminazione che viene dalla parola di Dio. Noi desideriamo essere illuminati, la parola si propone di illuminarci, addirittura la parola si propone come la luce e questo salmo ne parla, questo salmo la descrive proprio come tale. E noi leggeremo oggi nel Salmo 119, appunto, dal verso 105 al verso 112. È un testo che spesso, almeno chi ama la parola di Dio, almeno il primo verso ha letto o sentito. Sta scritto appunto in questo primo verso di questa sezione, al verso 105, la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Ho giurato e lo manterrò di osservare i tuoi giusti giudizi. Io sono molto afflitto, Signore, rinnova la mia vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte volontarie delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma io non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso dei lacci, ma io non mi sono allontanato dai tuoi precetti. Le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre, esse sono la gioia del mio cuore. Ho messo il mio impegno a praticare i tuoi statuti sempre sino alla fine. Gloria a Dio. Questo salmo ci parla della parola di Dio sotto tanti aspetti. Nel corso di queste settimane abbiamo visto che la parola di Dio è la via del conforto, è la via della purezza, è la via dell'incoraggiamento, è la via del risveglio, la via della libertà, dell'appagamento, la via della benedizione, la via della saggezza e anche tante altre cose ancora. Oggi il salmista ci presenta la parola di Dio come la fonte di luce che è in grado di illuminare il nostro cammino. Oggi entreremo nella stanza di Nun e vedremo come la parola di Dio è capace di guidarci all'obbedienza lungo il sentiero della vita. Abbiamo letto qui in questi versi: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Ho giurato e lo manterrò di osservare i tuoi giusti giudizi. Naturalmente vale la pena obbedire al Signore, vale la pena
farsi illuminare dalla parola di Dio. Vale la pena impegnarsi ad essere fedeli alla scrittura, prima di tutto perché l'obbedienza appaga il cuore. La parola di Dio offre continuamente delle chiare indicazioni affinché noi possiamo obbedire alla volontà del Signore. Ogni credente desideroso di obbedire alla parola di Dio naturalmente vivrà una vita appagata, una vita realizzata, perché non c'è gioia più grande, non c'è appagamento più grande di quello di sapere che si è graditi al Signore. Quando siamo graditi a Dio? Siamo graditi a Dio quando mettiamo in pratica la sua parola, quando ci sforziamo di ubbidirgli e di essergli fedeli. L'obbedienza ancora è ciò che ci rende graditi a Dio. Il Signore non cerca altre qualità perché sa che siamo miseri, sa che siamo poveri per quanto riguarda le nostre qualità, le nostre possibilità, ma ciò che il Signore ricerca è appunto un cuore desideroso di obbedirgli. E quando noi abbiamo questo desiderio, questa disposizione d'animo, ecco che ci rendiamo graditi al Signore. L'obbedienza a Dio comprende naturalmente obbedire alla sua voce, comprende obbedire alla sua parola, obbedire a Gesù Cristo, comprende obbedire a tutti i suoi comandamenti, obbedire anche ai nostri conduttori, come la parola ci invita a fare, come la scrittura ci invita a fare. Noi siamo stati giustificati proprio per l'obbedienza di Cristo e dobbiamo essere grati al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo perché è stato ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Sta scritto ai Romani, infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Noi siamo giusti, giustificati attraverso l'ubbidienza di Cristo Gesù, che concretamente si è dimostrata, manifestata sulla croce del Calvario. Vedete, è importante obbedire al Signore ed è importante permettere a Dio di illuminare la nostra mente affinché veramente possiamo essere condotti sulla via dell'ubbidienza, affinché possiamo essere guidati sui sentieri della fedeltà alla parola di Dio. E poi un'altra cosa importante riguardo all'obbedienza, vogliamo essere illuminati per obbedire. Un'altra cosa importante, dicevo, riguardo all'obbedienza è che l'obbedienza, dice la scrittura, vale più dei sacrifici. Questo chiede il Signore. Il Signore non ti sta chiedendo di fare dei sacrifici o di sacrificarti. Quello che il Signore desidera semplicemente è che tu ti disponga a obbedire alla sua parola. E la sua parola non è gravosa, non è difficile, complicato. Se noi ci deponiamo nelle mani di Dio, egli ci aiuterà affinché noi possiamo raggiungere l'obiettivo che ci prefiggiamo, e io voglio sperare e prego che l'obiettivo sia quello di ubbidire al Signore, perché da questo dipenderà la tua benedizione e il tuo successo spirituale, nel senso di risultare gradito al Signore. Sta scritto in 1 Samuele al capitolo 15 al verso 22: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Quindi, caro fratello, cara sorella, ubbidire al Signore significa aprirsi la strada della benedizione e della felicità. Non so cosa ti sei prefisso quest'oggi, non so quali sono i tuoi programmi, quali sono i tuoi obiettivi, non so quali cose vuoi raggiungere ancora in questa giornata, ma io voglio chiederti, voglio invitarti a decidere oggi di ubbidire al Signore, e se ubbidirai al Signore, se ti disporrai all'ubbidienza, allora sicuramente tu sarai ben introdotto sulla strada della benedizione e della felicità. La scrittura dice in Giacomo al capitolo 1 al verso 25: ma chi guarda attentamente alla legge perfetta, cioè alla legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, egli sarà felice nel suo operare. Mettere in pratica la parola di Dio ci rende felici nel nostro operare. Quindi
obbedisci al Signore, sii fedele alla parola di Dio e gioisci nel nome del Signore. Dio ti benedica.